mini loop, genitori visibili qui da me, femminuccia, occhio blu. Pronti fra 10 giorni. Mini loop, maschietto, veramente piccolo, piccolo, piccolo. Colorazione Madagascar, occhio grigio. È il più piccolo di tutti, ma è sprint. Ha una gran grinta, è vero, Nani? Altro mini loop, fratellino, colorazione sempre Madagascar, maschietto. Poi naturalmente la prossima settimana la veterinaria effettuerà il vaccino, questo hanno fatto solo la sverminazione e l'analisi della buona salute, quindi una visita completa, dove la veterinaria li guarda in tutto, quindi naso, orecchie, denti, soprattutto per escludere il problema della malocclusione dentale. E quindi sono tutti cuccioli controllati assolutamente. Anticoccidiosi. Madagascar maschietto. Al resto ci pensiamo noi, quindi la socializzazione, e sono già educati, iniziano già a sporcare solamente nel trucciolato di legno che riconoscono. Educati ai bimbi, ai cani e alle persone, quindi per dare dei cuccioli naturalmente da famiglia nelle vostre case, non cuccioli che mordono, non cuccioli che scappano. Ecco qua la sorellina, sorellina, sempre Madagascar, tutte hanno gli occhi grigi, le marmottine, lei la femminuccia, femminuccia, femmina. Che vento, è caldo ma tira vento, vero Bibi? Ciao ragazzi, quindi oggi ve l'avevo promesso, questi sono i mini loop che ho adesso, non hanno ancora il vaccino questi, quindi come vi ho detto sono tutti cuccioli già socializzati, perché quello che è fondamentale, quindi scusate, è uscita un attimo mia figlia, volevo dire che quello che è fondamentale per noi, oltre alla prima cosa, è la salute, naturalmente i cuccioli devono essere tutti visti dal veterinario, i nostri cuccioli vanno tutti 2 volte dal veterinario, non mi stancherò mai di dirlo. E quindi la prima volta hanno l'analisi delle feci, l'anticoccidiosi, assolutamente, quindi la sverminazione, e poi hanno la visita completa della buona salute, quindi tutto coi timbri e il numero del veterinario, naturalmente non a parole, sono tutti cuccioli che dopo ritornano dal veterinario ad esito positivo, naturalmente quando sono in piena salute al 100%, rivano dopo dai 7 ai 10 giorni dal veterinario. E a 60 giorni, un po' prima di 60 giorni, si effettua il vaccino, il Comivagrixoma. Chi vuole la trivalente ha un costo a parte e naturalmente si può fare anche la trivalente. È fondamentale dire che i nostri riproduttori, che per me di riproduttori è così talmente brutto, freddo, una cosa, un termine, sembra, vabbè, una roba da batteria di fabbrica, quindi è cosa odiosa. Comunque i genitori dei miei piccolini, dei cuccioli che vi presento, sono sempre tutti sverminati, quindi anticoccidiosi fatta regolarmente con analisi delle feci e tutti hanno la trivalente. Tutti animali sani, controllati, perché vivono con me, con i miei figli, nella mia famiglia, dentro in casa, fuori, dappertutto. Quindi ci tengo a dirlo. Ciao ragazzi, adesso vi posto anche il video di 2 ariete nani che ho, colorazione blu tort. Ciao. Qualsiasi info mi chiamate. Un bacione dai tesori di Federica Pia. Ciao. Ecco qua ragazzi, questi sono gli abietini nani che vi faccio vedere. Sono 2. Ariete nani. Colorazione, questa è mia figlia, saluta Fede. Quindi, Ciao. ciao. Colorazione, questa è di colorazione blu tort ed è una femminuccia. Ariete nano. Adesso vi faccio vedere il fratellino e la sorellina, che è color sempre blu tort, però molto più crema. Ve la faccio vedere. Adesso passo la femminuccia a mia figlia e mio figlio mi dà l'altro coniglietto. Ecco qua ragazzi, questa qui ho un po' il dubbio perché sono piccolini. Comunque, secondo me è un'altra femminuccia. Occhio ceruleo. Il maschietto di prima aveva l'occhio grigio ed era un blu tort, ve lo ricordo. Lei invece ha un po' del blu tort perché è sfumata.
ve la faccio vedere, però è più un fulvetto, un crema, e all'occhio ceruleo, lei più sul un grigio sull'azzurretto. Ariete e Nani, due fratellini. Ciao ragazzi, ecco, con questo video chiudo, vi faccio vedere tutti i cuccioli che ho adesso a disposizione. Naturalmente li possiamo consegnare chiamando le staffette, quindi persone che hanno comunque dei mezzi omologati dall'USL, si possono portare in tutta Italia. Se no venite a trovarci qui, se siete qua vicino alla nostra casa. Noi abitiamo a Massa Lombarda, quindi in provincia comunque di Ravenna, a pochi chilometri da Bologna, sono circa una ventina, e a 30 da Ravenna. Ciao, un bacione dalla tesora di Federica Pia. Ciao a tutti.